Benvenuti amici, benvenute amiche, è con estremo onore e piacere che presento l'amico Rudy Tuffetti, geobiologo, rabdomante e radioestesista. Ciao Rudy. Ciao Roberto, ciao a tutti, ciao a tutte, grazie per l'invito e mi fa piacere essere qui. Grazie di essere qua con noi e appunto la prima domanda riguarda se ci fai una presentazione di che cosa significa essere un professionista di questi antichi saperi che ricordiamo sono sempre stati fondamentali nella storia umana, quantomeno per la scelta dei luoghi dove porre e stanziare tanto presenze architettoniche sacre quanto insomma qualunque parte poi delle attività umane. Ma lascio la parola a Rudy che è l'esperto in questo. Sì, come hai già accennato tu, nell'antichità abbiamo la figura del geomante e quindi una figura sacerdotale in grado di divinare tutti quelli che erano i fenomeni collegati agli aspetti naturali e la relazione, interrelazione appunto tra i fenomeni, la natura e l'esistenza umana nelle sue varie molteplici manifestazioni, quindi non soltanto la vita dell'uomo e della donna, ma anche delle sue coltivazioni, dei suoi armenti, dei suoi animali, tutto ciò che lo riguardava. E quindi noi sappiamo benissimo che anche nei gruppi sociali, tribali, anche più essenziali, c'era sempre una figura che poi coniugava poi tanti aspetti, non soltanto quello del geomante, che era l'intermediario tra i luoghi, tra diciamo, l'ordinario e il non ordinario. Poi, andando avanti, abbiamo, per esempio, come nella cultura romana, delle figure specializzate nello studio, nella comprensione nei suoi vari aspetti dei luoghi, per esempio possiamo parlare degli agrimensori, degli auguri, degli aruspici, insomma figure specializzate proprio nella divinazione della terra, dei fenomeni naturali. E quindi si arriva a che queste figure venivano interpellate tutte le volte che c'era bisogno di stabilire un nuovo collegamento o capire se certi fenomeni erano fausti o infausti, propizi o meno. Quando si voleva costruire qualcosa di nuovo in un terreno che definiamo vergine, allora era importantissimo che quel luogo e quello che era lo spirito del luogo, quindi il genius loci, fosse propizio, collaborativo e avesse quelle date caratteristiche che poi agevolavano il lavoro e le operazioni che sarebbero state fatte lì. Per fare un discorso molto semplice, è chiaro che nel momento in cui si voleva costruire un forno per il pane, che era ben diverso dal creare una forgia per un fabbro, allora bisognava capire se quel luogo aveva diciamo, le caratteristiche anche energetiche, cosmotelluriche e propizie perché questa collaborazione tra lo spirito del luogo e gli uomini fosse avvantaggiato, fosse agevolato. Non fare questa operazione avrebbe voluto dire trovarsi in situazioni poi spiacevoli, perché ovviamente quando noi non abbiamo la collaborazione e soprattutto quando gli antichi sapevano di non avere la collaborazione degli spiriti, tutto quello che facevano era così visto e messo sotto una cattiva luce. Ecco, questo un po' a grandi linee il discorso. Quindi il mio lavoro è tendenzialmente quello del geomante moderno che ovviamente non ha più totalmente quelle caratteristiche culturali collegate a un certo mondo antico, ne mantiene certe parti tradizionali, però si deve confrontare con quelle che sono ovviamente le
le nuove conoscenze, i nuovi saperi, tutto ciò che riguarda gli aspetti appunto anche elettromagnetici, e in qualche modo mediare poi tra questo mondo invisibile e il mondo della quotidianità, il mondo visibile, il mondo della materia, che purtroppo sempre in maniera sempre più forte comunque tende a distaccarsi da tutto ciò che non vede, tutto ciò che è nel non ordinario, così. Questo antico sapere che tu porti avanti nel mondo di oggi implica quantomeno due grossi differenze col passato. Intanto la consapevolezza, diciamo, dell'uomo comune e il fatto di essere, nella maggior parte delle persone, essersi staccato dalla sacralità del tempo, dalla sacralità del luogo, e poi anche che, insomma, l'ambiente circostante, come già accennato, è cambiato fra tecnologie, fra, insomma, la stessa costruzione delle città dove si vive, che io da architetto, no, chiaramente noto che nell'antichità si era molto più collegati al luogo, quindi il concetto stesso di genius loci è un po' messo in difficoltà da tutte queste cose. E so cosa ne pensi e qual è il tuo approccio al riguardo. Sì, in parte è così, in parte è rimasto più o meno tutto invariato, ma sicuramente la cosa è esponenzialmente peggiorata, perché allora, nell'antichità ogni manifestazione naturale aveva come termine, come vettorialità, come termine di emanazione, appunto, era collegata a divinità, a semidivinità, a presenze che si rifacevano sempre a un pantheon. E quindi, voglio dire, la cascata era sede di un'entità che poteva aiutare, essere benevola e via dicendo. E la grotta era sede di un'entità, quel dato campo era sede di entità. E quindi nel momento in cui si andava a costruire, si entrava in relazione con queste forze, creando una sovrapposizione, creando un insieme ulteriore di emanazioni dovute a ciò che l'uomo era in grado di creare, di formare. Voglio dire, il villaggio che cresceva su un luogo che prima era un bosco, manteneva comunque un contatto diretto con i numi lì presenti, e le persone lo sapevano, e piano piano questa relazione cambiava, ma nello stesso tempo manteneva intatta la consapevolezza che questa esisteva. D'altronde, se vediamo come poi nelle città, negli agglomerati urbani, prendiamo per esempio l'antica Roma, ogni quartiere, ogni angolo era sede di un'edicola, di un sacello o di un tempio, capiamo bene come, al di là dell'urbanizzazione, però la relazione con la divinità veniva mantenuta costante proprio nella consapevolezza che era fondamentale per il benessere collettivo e personale, individuale. Questa cosa comunque è continuata ancora fino all'epoca della cristianità più vicina a noi, perché siamo arrivati ad un punto, agli inizi del Novecento, in cui ci siamo trovati con una chiesa ogni 250 abitanti qua in Italia, su tutto il territorio, che non è poco. Vuol dire che ogni paesino, anche piccolo, aveva almeno due o tre chiese. E allora capiamo che come questa relazione, pur appunto nel contesto dell'urbanizzazione, ha continuato a essere presente, ha continuato a essere lavorata, ha continuato a produrre i suoi frutti. Oggi però appunto ci troviamo in una sorta di involuzione o declino sia culturale che spirituale, per cui i luoghi del sacro sono stati ormai quasi del tutto abbandonati,
non lavorano più e non funzionano più come funzionavano un tempo, perché ovviamente io parlo sempre della situazione qua, nel contesto in cui vivo, non ci sono neanche più sacerdoti che hanno proprio il tempo materiale per andare in chiesa e dire messa due volte al giorno, come succedeva fino a 50 anni fa. Quindi quei punti intermediari a metà strada, appunto, tra lo spirito e la materia, che erano i luoghi di culto, oggi sono rimasti, appunto, in qualche modo disattivati. E, però ci troviamo poi in una sorta di paradosso, per cui in realtà le città, gli agglomerati urbani, non è che non hanno quella tipologia di presenza che esisteva prima, nei tempi antichi, ok? Queste presenze, queste, chiamiamole entità, esistono e sono totalmente presenti e totalmente attive. Il problema è che abbiamo a che fare con, diciamo, entità che vengono definite nell'ambito, diciamo, che si collocano nell'ambito del basso astrale e che sono entità parassite. Allora, non voglio complicare le cose, però nel momento in cui tu ti trovi in un agglomerato urbano in cui la gente ha dimenticato la dimensione spirituale del sacro o anche religiosa che dir si voglia, ma è totalmente votata alla materialità, totalmente votata a consumare, a soddisfare desideri, e anche però in una condizione psichica, diciamo, di alienazione, allora vediamo come queste persone che vivono in queste grandi città in realtà sono totalmente parassitate, cioè metafisicamente la città è abitata da tante emanazioni, da tante entità diverse che però hanno un atteggiamento parassita, non hanno come nei contesti antichi una relazione benevola con le persone, con la collettività, in modo tale da favorirle nella loro vita quotidiana. Abbiamo nella maggioranza dei casi entità parassite che bisbigliano, diciamo, nelle orecchie delle persone proprio tutto il contrario di quello che è invece un cammino che le può portare verso una elevazione spirituale. Cioè, gli esempi classici sono poi, cioè, quando vediamo che la vita del cittadino medio è votata a passare i pomeriggi nei centri commerciali, a passare le sere davanti alla televisione, a passare il tempo libero davanti a un telefono e a essere contento nel momento in cui può spendere quei quattro soldini che ha guadagnato in cose effimere che non gli servono, alienandosi poi quando si rende conto che tutto quello che e la sua esistenza è invece condannata e condizionata semplicemente dallo sfruttamento e l'assolvimento di bisogni che poi alla fine non sono ciò di cui ha veramente bisogno. Beh, ecco, adesso io la sto facendo forse un po' troppo tragica o la sto semplificando. Va bene, ma in effetti è un quadro reale, poi l'importante, cioè, è cominciare a rendersene conto già il primo passo per poter fare qualcosa, no? Io banalmente da una centratura che uno può avere sceglierà lui, non so, ad esempio con la meditazione o qualche altra pratica, e poi a risvegliarsi e cominciarsi a fare delle domande: chi sono, da dove arrivo, dove vado, insomma, quelle domande filosofiche che la scuola dovrebbe far nascere in ogni bambino, invece fa di tutto perché non nascano mai. Però riguardo a quello che dicevi, quindi chiaro, è molto interessante, anche perché da quello che capisco chiarivi il fatto che fino col cristianesimo, insomma, tu le dicevi in Italia, ma un po' in tutta Europa, ecco, in alcune regioni di più, in altre meno, c'era
una che nella maggior parte dei casi, mi insegni, erano state poi edificate al di sopra di antichissimi luoghi rituali di precedenti tradizioni, così come ogni tipo di festa religiosa cristiana è nata al di sopra di feste celtiche o di feste, insomma, di altre tradizioni, e questo immagino che ha portato avanti nei secoli anche una sacralità. Insomma, non abbiamo ancora parlato si potrebbe parlare di geografia sacra, dei luoghi, insomma, sacri di potere, ma questo, insomma, ho capito che dicevi che in qualche modo è stato interrotto, no? E in questo tuo lavoro sul campo, dove tu appunto puoi rilevare differenti tipi di energie, la mia curiosità è questa: in luoghi del genere, tu prima hai accennato alla cascata, alla grotta, all'entità della cascata, della grotta. Io qua in Centro America ho raccolto molte testimonianze, in qualche modo ancora attive, no? Però non certo come nell'antichità, in base ai racconti della gente che ho conosciuto di persona. Tu, rilevando fisicamente queste, fisicamente o astralmente, queste energie, cioè, esistono ancora queste entità, queste energie sacre o di altro tipo? Cioè, sono sparite? Sono diminuite? Allora, sì, c'è un problema su quello che riguarda i luoghi di natura, sede di manifestazioni elementali o elementali, oppure di, diciamo così, sede di entità di varia natura, di vario genere. C'è, adesso voglio dire, un problema, ma bisogna contestualizzare una cosa importante che riguarda il culto, nel senso che dal momento in cui il cristianesimo ha preso piede, tutto ciò che era all'esterno della domus, del luogo sacro, della Domus Dei, ha preso una connotazione negativa, e ovviamente tutto ciò che era collegato ai culti che non erano cristiani ha smesso di esistere. Per cui anche la ritualità, la parte cerimoniale, rituale collegata all'interazione con questi luoghi, con le loro manifestazioni, si è persa. È rimasto qualcosa all'interno della tradizione cristiana, in certi luoghi, per esempio nei santuari, soprattutto nei santuari mariani, però tutto il resto praticamente si è perso. Per cui la potenzialità del luogo continua a esserci, però è solo potenzialità, perché in realtà, non avendo più la struttura cerimoniale rituale che è in grado di interagire, di attivare, di amplificare, di enfatizzare tutto questo volume di energia, purtroppo non è quasi mai possibile attivarlo e usufruirne. Adesso voglio fare un esempio abbastanza lampante, anche se, vabbè, gli amici italiani conoscono bene la cosa, gli amici insomma, che ascoltano poi la trasmissione, la diretta in spagnolo, magari non conoscono questo contesto cultuale che si trova in Sardegna. Il famoso Pozzo di Santa Cristina è un pozzo che viene, diciamo così, inserito nella cultura nuragica. Si parla di 1800, 1900, 2000 avanti Cristo, alcuni invece ipotizzano che sia estremamente più antico. È un pozzo sacro in cui c'è un'acqua che corre perpetuamente, e io ho avuto modo di visitarlo, di studiarlo, ed effettivamente questo luogo, quest'acqua, il luogo, ma soprattutto l'acqua, possiede delle caratteristiche energetiche veramente eccezionali, potenzialmente eccezionali. Purtroppo però questa cultura che ha creato il pozzo e che usava utilizzare il pozzo per scopi purificatori e di guarigione, insomma,
diciamo, per scopi molto benefici e barra spirituali, è scomparsa ormai da almeno 2500 anni. E quindi nessuno sa realmente come sia possibile riuscire ad attivare, girare la chiave in questa macchina e farla funzionare al meglio. Quindi il problema è quello per quanto riguarda i luoghi di natura che hanno queste potenzialità. Le hanno perché si trovano ovviamente in posizionati sopra emanazioni naturali cosmotelluriche, quindi nella fattispecie quindi abbiamo corsi d'acqua sotterranei, per esempio nel Pozzo di Santa Cristina, ma abbiamo anche delle emanazioni di natura cosmica, qualcuno avrà sentito parlare di ley lines, linee sincroniche, però abbiamo altre importanti diciamo, situazioni che adesso non sto qua a definire, però c'è un concentrato di cose che collimano in un posto fisico e una volta che l'uomo è stato in grado di sentire, riconoscere, ha poi iniziato ad utilizzare diciamo, dei protocolli operativi collegati però appunto anche a il fatto di aver implementato tutta questa cosa qua attraverso la materia e attraverso una geometria e un'architettura sacra, quindi con delle proporzioni adeguate che risuonano, diciamo, con quello che sono i dettami della perfezione dell'universo e anche con delle simbologie appunto frattali piuttosto che archetipe in grado di relazionarsi con ciò che arriva dalla parte cosmica. Quindi è veramente un insieme e una concentrazione di cose che però gli antichi conoscevano, gli antichi erano in grado di avere anche questa collaborazione con tutte quelle emanazioni d'entità dell'astrale che avevano sede proprio fisica lì, fisica, metafisica, e per oggi non abbiamo, cioè, oltre ad aver perso il contatto con queste diciamo con queste entità metafisiche, abbiamo perso anche la conoscenza per poter utilizzare ciò che era stato fatto. Quindi oggi il Pozzo di Santa Cristina è un museo, non è un luogo sacro, è semplicemente un museo. Qualcuno ci va a fare la gita, la scampagnata, a fare un giro, qualcuno ci va con prerogative e presupposti più spirituali, però è praticamente, cioè, è molto difficile che qualcuno riesca a raggiungere quello che era il target energetico di quando il luogo funzionava. È come appunto trovare un'astronave, rendersi conto che un'astronave che può spararti su altri pianeti o altre galassie, ma non essere tecnicamente in grado di poterlo utilizzare. Questa è la mia opinione. Quindi se ti piace questo video metti like e iscriviti al canale, accendi la campanellina, perché è il modo migliore per sostenere il nostro lavoro. Molto brevemente riassumere che cosa sono le ley lines di cui stai parlando per chi ci segue, e comunque anche interessante il fatto che poi queste energie che arrivano dall'alto, insomma, come in alto così in basso, l'uomo ha costruito poi, ha voluto specchiare il cielo sulla terra anche a fini di ricreare attraverso l'energia sacra un collegamento col cosmo e appunto la geometria sacra, no? Sono argomenti sui quali vedo che si risveglia molto interesse in un pubblico sempre più grosso. Non so se hai due parole da dirci. Sì, allora diciamo, è molto più conosciuto il termine ley lines perché è un termine coniato da questo Atkins, che era un fotografo inglese a cavallo tra 800 e 900, che si accorse in tutto quello che era il comparto megalitico inglese, diciamo nella zona di
Stonehenge, piuttosto che Avebury, tutta questa zona qua, si accorse che questi luoghi erano collegati, i grandi tumuli, i menhir, le pietre fisse, via dicendo, erano, sembravano essere collegati da linee rette, ok? Che poi però passavano anche in alcuni centri abitati, in alcuni villaggi, in alcune cittadine, e passavano anche sotto le chiese, okay? E quindi iniziò a fare delle sue congetture, dei suoi, insomma, delle sue riflessioni, e quindi giustamente era un modo col quale gli antichi cosa facevano? Collegavano i luoghi tra di loro all'interno di una sorta di rete o di ragnatela, nel mondo norreno viene chiamata weird, che è una rete energetica, ma è anche una rete fissa, fisica, nel senso noi nell'antichità non c'era, cioè, si seguiva, ovviamente non è che avevano i bulldozer per spianare le strade, quindi tutto ciò che era la morfologia del terreno che poteva consentire o meno di passare da una parte all'altra, no? Era quella che poi determinava come i due luoghi potevano essere collegati. Però in alcuni casi, quando questi due luoghi erano anche collegati da diciamo una relazione energetica, allora ci si accorgeva che questa linea poi sarebbe diventata lo stesso percorso che le persone facevano. Quindi, adesso per spiegarmi meglio, anche sul territorio in cui viviamo, che sia stato cristianizzato oppure che sia ancora con degli elementi di cultura antica, ad ogni modo, le strade che collegano i luoghi non è che nascono volontariamente, ma sono semplicemente la causa della presenza di luoghi di energia, quindi di luoghi sacri, sul territorio, che poi vengono collegati tra di loro. Allora, nel caso delle ley lines, nel caso specifico delle ley lines, allora questi luoghi e il territorio permetteva, non è che permetteva, era collegato in maniera molto spesso rettilinea, semplicemente perché queste bande di energia avevano un senso rettilineo e su un territorio molto pianeggiante come quello appunto della pianura inglese, e quindi successivamente, appunto, quando poi questo studioso, fotografando da una certa distanza dei promontori, si accorse di queste linee che però avevano una coerenza, allora le chiamò ley lines. Lui però, come studioso, ipotizzò solamente che ci fosse anche una relazione energetica. Inizialmente per lui era una relazione, diciamo così, cultuale, religiosa dei popoli antichi, perché poi appunto, dove, come hai detto anche tu, quello stesso punto dove poi veniva fatto il villaggio, il borgo, su cui poi veniva edificata, lo stesso punto su cui veniva edificata la chiesa sopra un antico punto di culto, poi rimaneva compreso in questo passaggio. Però appunto lui fece delle ipotesi sul fatto che avessero, che queste linee avessero anche una valenza energetica, per lui rimaneva cultuale. Questa appunto è una denominazione inglese che però non, secondo me non va bene, non è aderente poi alla realtà delle cose su un contesto più ampio, ma anche nella stessa Inghilterra, per cui a quel punto lì ci si immagina sempre che questi collegamenti di queste bande di energia siano sempre rettilinei, mentre in realtà hanno diciamo degli scorrimenti che sono molto più simili a dei fiumi, anche se molto spesso hanno una linearità, hanno un,
diciamo sono organizzati in maniera coerente in una linearità, però alle volte hanno delle curvature, hanno insomma delle sinuosità e quindi io non uso, cioè preferisco quando mi riferisco a quel tipo di energia utilizzare il termine linee sincroniche, che comunque è un termine relativamente giovane, che ha un riferimento alla sincronicità di Jung, adesso non sto qua a spiegare tutto il perché, però è un termine che è stato poi coniato da una guida spirituale, un ricercatore italiano, e questo termine è poi rimasto, quindi linee sincroniche. E giusto per concludere l'argomento, le ley lines non è detto che siano la stessa cosa delle sincroniche e viceversa. Okay, giusto per molto spesso sono aderenti come natura, però ecco, alle volte ci si potrebbe confondere. E, appunto, voglio chiudere dicendo che queste linee sincroniche sono delle emanazioni cosmiche che vengono proiettate sulla Terra in determinati punti della Terra con una determinata forma e hanno, come vediamolo proprio come un serpente, hanno un inizio e una fine, vengono infatti, hanno un inizio e una fine, ma l'inizio e la fine e la fine e l'inizio, per cui sono diciamo i due capi vengono in realtà chiamati porte, perché non hanno un'entrata e un'uscita, hanno uno scorrimento diciamo così multidimensionale dell'energia, ma di proiezione cosmica. E servono per svariati scopi, e servendo per svariati scopi, allora ci si rende conto e ci si è resi conto, ma si può tranquillamente verificare come cioè la maggioranza, allora, la totalità dei luoghi sacri importanti della Terra sono posizionati dove c'è il passaggio di queste linee. E anche molti luoghi, diciamo, secondari, sacri, luoghi sacri di potere, anche secondari, comunque vedono la loro presenza. Ci sono appunto varie tipologie di queste linee. Il fatto che questo ricercatore, che si chiama, ormai è deceduto, si chiama Umberto Einaudi, le abbia definite in questa maniera, tra i vari motivi, poi uno dovrebbe studiare la sincronicità appunto di Jung, il suo modo di vedere le cose. È perché c'è sincronismo inteso come istantaneità, cioè il sincronismo è inteso anche come la possibilità di collegare fuori dallo spazio e dal tempo ciò che avviene dal punto di vista metafisico nei luoghi sacri di potere. Adesso per fare un esempio che è comprensibile a tutti, quando noi abbiamo sul territorio italiano, proiettiamoci indietro nel tempo, ok? Allora facciamo 100 anni fa, noi sul territorio italiano abbiamo questa rete costituita da questi scorrimenti sincronici, ok? Queste linee che collegano i vari punti della cristianità, quindi che collegano da San Pietro ai santuari, le basiliche, le cattedrali, le chiese piccole, meno piccole, comunque abbiamo tutti questi luoghi che sono collegati con una rete che è totalmente wireless, che è totalmente veloce, che è istantanea, quindi va oltre la velocità della luce come istantaneità, che permette a questi luoghi di essere collegati. E quando noi ci troviamo alla domenica mattina, in cui parliamo sempre di 100 anni fa, in ogni chiesetta, in ogni chiesa c'è, o in ogni chiesa grande, o addirittura nella Basilica Pontificia, o San Pietro, noi abbiamo qualcuno che sta facendo la messa, sta officiando il rito dell'Eucaristia. Noi abbiamo che tutto quello che avviene in questi luoghi viene sincronicamente e istantaneamente collegato in un'unica banda, e quindi il potenziale di ogni singolo luogo diventa esponenziale. Questa è la vera
una delle vere delle ragioni per cui l'uomo ha fatto i suoi luoghi in questi punti. Perché dal punto di vista pratico ha permesso di creare sul territorio e nella dimensione ovviamente astrale e spirituale una rete, perché proprio perché sono emanazioni cosmiche di natura metafisica, non lavorano solo sul territorio come collegamento, ma lavorano a livello etereo. Quindi, Certo. detto questo, dico ancora una roba importante, che tutto questo sistema qua, in questo momento qua, praticamente è obsoleto. È obsoleto nel senso che non ha, diciamo, nel bene e nel male, e visto che questo è un sistema utilizzato anche dal potere, è inutile che cioè che pensiamo, facciamo i buonistiche, no? È una cosa, perché è una cosa che ha a che fare con le energie spirituali o energie sottili, allora è una cosa che, come dire, è buona di sua natura, non è vero per niente. È un sistema, è un mezzo, uno strumento che è stato usato comunque dal potere. Per oggi è obsoleto, non è più praticamente utilizzato, se non, diciamo, non saprei dire in che percentuale, ma comunque è stato molto, ma molto depotenziato, perché oggi tutto quello che era appannaggio di questo sistema di comunicazione, diciamo così, wireless, è stato sostituito da questa roba qua. Ecco, questo oggi possiamo dire tranquillamente che è il nuovo tempio. Okay? È tutto andato qua. Non, cioè, poi ognuno può fare le sue conclusioni, però. Ma è nuovo tempio in che senso? Il problema è che dobbiamo fare dividere tra ciò che è il cammino spirituale del singolo, che può utilizzare anche mezzi e sistemi religiosi, e quello che è invece la conduzione di una società costituita da pecore, vacche, mucche, muli e quindi il recinto in cui venivano tenute le armenti, e il mangiare che gli veniva dato, pascoli che gli venivano proposti, cioè, e una volta questa cosa si faceva nei luoghi deputati al sacro. Nei luoghi deputati al sacro si faceva anche quello, voglio dire, niente di più, niente di meno. Ma così come i capi celti, dai Temenos, attraverso i druidi, dichiaravano guerra ai popoli vicini, o dichiaravano guerra a Roma, o dichiaravano guerra agli invasori. Cioè, come dire, l'umanità è fondata sul predominio, sulla guerra, sulla violenza. Tutto quello che riguarda l'evoluzione umana è determinato dalla tecnologia militare. Ancora oggi è così. Quindi, questi luoghi, oltre a dare la possibilità al singolo individuo di esprimere le sue potenzialità spirituali, però servivano e sono sempre serviti. Il tempio è servito anche per condurre l'umanità lì dove il potere voleva che venisse condotta. Sicuramente, E sicuramente. non sono soltanto, come la maggioranza delle persone crede, atti simbolici. Voglio dire, quando Napoleone si autoincorona, quando Napoleone, grande iniziato, arriva in Italia, e cosa fa? Mette al bando tutti gli ordini clericali, confisca tutto quello che ha la Chiesa, prende il Papa e se lo arresta. No? Questo è quello che ha fatto Napoleone in 448. E poi non si fa incoronare, ma si autoincorona imperatore d'Europa. Chiaro. E questo vuol dire che c'è stato un cambio di potere ai vertici massimi, un annichilimento di quello che era quel potere religioso e anche rituale, a favore invece di un altro modo di portare e manipolare l'energia sulle genti. Per cui Certo. Napoleone arriva comunque dalla rivoluzione francese, da
da tutto quello che erano i movimenti massonici di quel tempo, che avevano appunto scalzato la massoneria regale, ghigliottinato il re e la regina, eliminato, diciamo, i loro privilegi a favore appunto poi della classe media, della borghesia, che però aveva sempre dei presupposti che però alla fine avevano una natura rituale, spirituale, e appunto questo è un po'. Quindi quando dico il nuovo tempio, quello che faceva una volta, cioè il complesso religioso, clericale che c'era in Italia, così come anche in molti posti del Sud America, così come nella maggioranza d'Europa, era di una capillarità e di una forza che noi oggi, cioè a un giovane di 20 anni non glielo riusciremo neanche a raccontare. Noi che abbiamo 50 anni abbiamo ancora ricevuto un residuo, ma se abbiamo sentito, sentiamo, insomma, andiamo a informarci un po' su cos'era l'invasività della Chiesa, insomma, di quel mondo lì sulla società fino a 100 anni fa, non ci possiamo quasi credere. Cioè, era costantemente nell'esistenza di tutti, ma lo era non per salvare le anime, ovviamente. Cioè, adesso qua non stiamo a fare le apologie religiose, però ecco. Quindi oggi, se dobbiamo identificare un mezzo di controllo della collettività, un mezzo di assuefazione e un modo per diffondere nella rete quelle che sono le volontà del sistema e dell'ordine costituito, noi ce l'abbiamo attraverso la tecnologia. Quindi se ti piace questo video metti like e iscriviti al canale e accendi la campanellina perché è il modo migliore per sostenere il nostro lavoro. No, ma questi sono argomenti sui quali magari si potrà approfondire in seguito perché chiaramente sono molto interessanti e però ci portano molto in là e quindi Sì. magari potremo parlarne in seguito. Tutto questo ragionamento anche verso qualcosa di più, diciamo, tra virgolette, quotidiano e per quello che per un messaggio che cioè, stia facendo un quadro che stai facendo, stai pitturando un quadro che credo sia sicuramente un punto di vista su quello che sta succedendo, che è successo in questi secoli, e però magari domani anche come può essere usato. Ad esempio, quando parlavi delle linee sincroniche e tutto quello che hai spiegato, sul nostro canale abbiamo già dato qualche informazione, però ricordiamo che poi nel mondo sottile, nel mondo astrale, tutto accade in istantaneo, no? Semplicemente, ma banalmente, non lo so, ad esempio il Reiki, Theta Healing, qualunque tipo di guarigione, avviene in istantaneo in qualunque parte del mondo. E questo basta essere attivati secondo la giusta tradizione di guarigione, perché non è che sia scontato, perché dipende sempre chi è il Master Reiki e a cosa è collegato, però per esempio noi abbiamo costantemente dei gruppi di guarigione e questa guarigione arriva in istantaneo come se la persona fosse qui, questa è la normalità. Quindi queste sincroniche possono essere domande, come delle specie di super, mega super strade di queste forme energetiche, perché se qualunque guaritore normale può far questo, evidentemente lì stiamo, quello a cui tu facevi riferimento, immagino che siano dei livelli di quantità e di velocità di informazioni e energie notevolmente superiori. D'altra parte, mi è piaciuto molto quello che ci hai raccontato sul pozzo di Santa Cristina. E io recentemente ero stato in Guatemala, a Tikal, ad esempio, e c'era questa guida che giustamente mi ha fatto notare, mi diceva: guarda, venire in questi posti è uno dei metodi più sicuri per sviluppare la propria coscienza, perché si entra in contatto poi con energie che tu neanche magari te ne accorgi, però ti stanno aprendo la tua coscienza. Questo poi, secondo me, dipende sempre dall'atteggiamento che ha una singola persona. Io in quel caso ho scalato sette piramidi, adesso non mi ricordo quante, più o meno. E devo dire che in quei giorni lì ha terminato di portarsi a termine, di attivarsi un processo di autoguarigione che mi stava facendo un po'
un po', si stava tirando un po' per le lunghe. Ecco, poi io non credo che sono mai casualità questo. Questo un po' per dire che, non lo so, in quel caso lì ci sono ancora rituali Maya oggi, che non so perché, perché non sono entrato ancora nel dettaglio, quanto siano poi ricollegati a quelli, fino a che punto ricollegati agli stessi rituali di migliaia di anni fa e fino a che punto siano rituali nuovi. Quindi qualche canale sacro lì è aperto, non so se poi sia quello di allora o meno. Però detto ciò, era giusto per fare un punto di vista differente di quello che tu dicevi, la domanda era questa, te ne faccio due, poi le svolgi come vuoi tu. Intanto, come poi questa tua professionalità di rilevare presenza di corsi acqua, di linee energetiche, come poi nella quotidianità entra in gioco, cioè come fattivamente, praticamente può aiutare la persona che è, non so, il genius loci di dove vive, la sua casa, può avere energie negative e quant'altro. E d'altra parte, se hai dei consigli per chi oggi come oggi si trova nel mezzo del guado, in questo momento terribile e bellissimo che stiamo vivendo. Sì, allora, per quanto riguarda l'aspetto energetico, vibrazionale delle nostre abitazioni, ovviamente c'è una grossa differenza tra chi ha la fortuna di vivere in un luogo di natura, in una casa singola, diciamo isolata, con della terra attorno, magari con un piano due, non di più, che ha appunto alberi nelle vicinanze, che ha la possibilità di avere un'aria pulita, e ovviamente poi dall'altra parte chi è costretto a vivere, diciamo, in luoghi molto antropizzati, magari molto staccato da terra, e in edifici che hanno strutture in cemento, in metallo e che hanno una forte presenza di elettromagnetismo indotto da tutti i sistemi appunto tecnologici, vi dicendo. E chiaro, quindi quella è già la grande differenza, ovviamente. Ciò non toglie che però anche la casa, diciamo, in natura può avere delle problematiche definite geopatiche dovute appunto a emanazioni telluriche, a qualcosa che arriva dal sottosuolo. Quindi anche se hai una casa in un posto che sembra buono, poi in realtà è importante verificare che la casa si trovi in un punto in cui nel sottosuolo non ci sia la presenza di qualcosa che invece provoca un elettrosmog naturale. Può essere dovuto nella maggioranza delle situazioni a scorrimenti acquiferi sotterranei, quindi acqua che naturalmente scorre nel sottosuolo, a dislocazioni di diversi strati di materiale, quindi a faglie telluriche, anche se è più raro. Può essere dovuto a delle cavità sotterranee, può essere dovuto a minerali di un certo tipo, magari molto magnetici, o può essere dovuto alle volte anche a insediamenti umani molto antichi, precedenti, che magari avevano appunto un certo tipo di peculiarità. Per esempio, può capitare che lì dove c'era stato un antico cimitero, magari proprio su una bella altura isolata, un po' panoramica, a un certo punto, magari dopo 1000, 2000 o 3000 anni, qualcuno viene in mente di costruirci una casa e poi si trova sotto magari appunto un luogo in cui c'è ancora la memoria energetica della morte, dei defunti. Quindi ecco, questo mi è capitato di vederlo non solo una volta, e quindi è un'eventualità. Ovviamente vivere in un luogo dove c'è natura fa sì che c'è anche una presenza di queste manifestazioni, chiamiamole elementali, che lo spirito del luogo nelle sue molteplicità, quindi nelle sue polarizzazioni, sia presente, sia visibile. Poi comunica in tanti modi, può comunicare per esempio con i nostri animali domestici, con i gatti, con i cani che abbiamo, può comunicare anche attraverso gli animali selvatici che magari passano vicino a noi. Insomma, ecco, questo può... ecco, però se non ci sono grosse, come dire, disarmonie di relazione,
se non inizi a fare una discarica a casa tua o a bruciare copertoni, insomma, bene o male, ecco, si crea una buona armonia sapendo anche bene se quello che hai sotto è in uno stato energetico buono. Nelle città è già più difficile, anche perché oltre ad esserci questa grande presenza di queste entità parassite, l'elettrosmog è sempre più invasivo, a cui si aggiunge però un elettrosmog anche naturale, per cui poi hai, diciamo, la classica vista con tutti i palazzi, tutti, diciamo, disposti in una certa condizione geometrica che alla fine creano una sorta di ripetitore, di antenne in grado di moltiplicare tutto questo elettromagnetismo. Okay? Quindi, allora, poi sulle soluzioni, in città, onestamente, anche a fronte delle mie ultime visite, dei miei ultimi lavori in città, sono stato da poco a Milano. Sono stato da poco a Torino e adesso domani mattina andrò a fare una zona, diciamo, vicino a Torino, però ecco, non so ancora bene, però ecco, a fronte delle mie ultime esperienze devo dire che c'è ben poco da salvare. Puoi creare un clima energetico all'interno di questi appartamenti al quarto, quinto piano, super insonorizzati, dove non passa un filo d'aria. Super ermetici, puoi creare, diciamo, una condizione energetica di benessere il più possibile vicino a qualcosa di accettabile, però il contesto totale è abbastanza deprimente e ha un'energia di bassa qualità. È un po' come andare in una centrale atomica, sì, mettendosi tutte le protezioni la tuta, però ecco, quello che c'è attorno in qualche modo ti sovrasta e impregna e diciamo così è talmente preponderante che appunto appena butti il naso fuori, cioè o stai rinchiuso, però appena butti il naso fuori, insomma, sei preso da tutte queste radianze, queste frequenze, sei preso dagli odori, sei preso anche dal clima proprio che ormai io lo definisco sintetico, perché quando tu hai antropizzato fortemente un luogo dove non c'è più nulla di naturale, dove ogni cosa è stata plasmata, spianata, ribaltata, dove adesso i nuovi architetti, visto che tu sei del settore, pensano che basta mettere qualche alberello, no? Il famoso bosco verticale, qualche alberello su sti palazzi e abbiamo ritrovato la nostra dimensione con la natura, ma questa è veramente una, come dire, un'illusione molto effimera, non è assolutamente così. Cioè, il clima che si respira in città come Milano, anche nelle parti più periferiche, è un clima energetico completamente saturo. Ok, adesso, arrivando però alla possibilità di fare qualcosa per noi, e di metterci in uno stato di protezione, pur in certi contesti, ovviamente al di là del fatto di riuscire a chiamare l'esperto, come nel mio caso, che cerca di individuare tutto ciò che è fonte di negatività, diciamo, di scompenso vibrazionale, al di là di questa operazione qua, che comunque è, diciamo, la base per poter poi, insomma, avere, non dico una garanzia, però avere una sicurezza che le cose più forti sono in qualche modo state eventualmente rilevate, armonizzate. Poi dopodiché bisogna considerare il luogo in cui viviamo come una seconda pelle, come un riverbero della nostra parte animica. E io quello che dico sempre alle persone quando, insomma, dobbiamo chiarire alcuni punti è che non è un caso che tu finisci in un certo posto con certe caratteristiche molto buone, molto cattive o insomma a via di mezzo. Cioè non è mai un caso che uno vive in un certo luogo, al di là che se lo sia scelto o meno, però la qualità energetica del luogo in cui viviamo ci rispecchia ed è la, diciamo,
diciamo, il riverbero della nostra condizione energetica interiore, sia animica, fisica, psichica e spirituale, che stiamo vivendo in quel momento. Quindi quel luogo che noi viviamo è esattamente cioè il nostro collegamento con la materialità, il modo poi in cui lo arriviamo, in cui lo possiamo riempire o meno di cose utili o inutili, il modo in cui lo teniamo pulito, il modo in cui anche le altre persone, quando entrano in contatto con, cioè vengono, sentono un diciamo qualcosa di armonico o di disarmonico, stanno bene o male, si sentono a loro agio o meno, ecco. Quindi bisogna assolutamente curare la consapevolezza che il luogo che c'è attorno è parte totale e integrante di noi, che ha un suo spirito. Quindi quando parliamo di genius loci non lo riferiamo appunto soltanto alle grotte o all'antica Roma, ma dobbiamo riferirlo anche all'appartamento al decimo piano della periferia della grande città. Anche quel piccolo luogo ha un genius, ha la possibilità di venire contattato e di trovare il giusto grado di collaborazione. Io credo che nessuno, è ovvio che se stai in certe condizioni la tua vita non può cambiare molto, ok? È ovvio. Molto spesso però in qualche modo ci autoinfliggiamo una sorta di punizione, costringendoci a stare in una condizione negativa soltanto perché abbiamo paura di cambiare o perché non vogliamo renderci conto che in realtà il mondo è pieno di bellissimi posti che ci aspettano. E quindi nel momento in cui ci rendiamo conto che, adesso, classico esempio, che dalla città vada a vivere in campagna, è proprio appunto la cosa più facile da pensare e la cosa più chiarificatrice su un cambiamento non soltanto di luogo, ma proprio di attitudine, di visione d'insieme, di abitudini e via dicendo. Quindi come possiamo fare per migliorare le cose? Quindi inizialmente essere consapevoli che c'è questo collegamento forte. Se riusciamo a trovare questo dialogo attraverso dei sistemi anche, chiamiamoli, psicomagici, riusciamo a dare quella svolta, no? Riusciamo a dare quel quid energetico. E poi all'interno di questi atti psicomagici la tradizione popolare mette tutta una serie di manualità, no? di consuetudini. Ovviamente qualcuno ha già sentito parlare del sale grosso ai quattro angoli piuttosto che all'interno di una bacinella. Ovviamente qualcosa può fare, perché il sale è il solve, quindi è in grado di acquisire e trasmutare tutto quel residuo energetico che va appunto pulito ciclicamente, perché ovviamente noi non produciamo soltanto scarti materiali, ma produciamo anche degli scarti energetici, appunto energia satura, che in qualche modo da qualche parte deve andare, ben sapendo che non è che le cose scompaiono così, ma hanno bisogno. Allora, una persona che vive in campagna, cosa fa? Esce di casa, si fa una passeggiata nel bosco, e si butta per terra, cammina a piedi scalzi, mette la fronte sulla terra e molto velocemente dissipa fuori dall'abitazione in cui vive tutto questo carico. Qualcuno che è in città ovviamente fa fatica a trovare un angolino in cui poter fare la stessa cosa, e comunque è difficile, allora deve cercare di appunto escogitare altri mezzi. Io consiglio, va bene, questa cosa del sale è una cosa risaputa, io non vi sto dicendo che sistemate le cose, però sicuramente può essere un atto che ha una valenza molto psicomagica, come avrebbe detto Jodorowsky, ma poi ognuno di noi può creare dei suoi pattern, dei suoi protocolli operativi, anche molto semplici, anche disegnando un qualcosa che risuona con noi e ponendolo
nei luoghi della casa che sentiamo più pesanti, per esempio. Cioè, questi vanno intesi appunto come atti psicomagici che servono a far sì che la nostra volontà e il nostro collegamento con, diciamo, la dimensione superna possa agire. E così come agisce la preghiera, così come agisce la recita di un salmo, così come agisce la visualizzazione, così come agisce, per esempio, anche fumigare, utilizzare dei profumi che ovviamente riescono a invadere gli spazi e veicolare quella che è la nostra intenzione di creare un ricambio energetico. Queste sono, diciamo, cose molto basilari, molto semplici di quella che io chiamo una manutenzione. Poi ci sono altre situazioni che secondo me vanno definite come più pesanti, più gravi, che insomma vanno prese poi singolarmente. Un esempio su tutti, che molto spesso mi viene chiesto, è quello dei vicini di casa, perché molto spesso sarebbe tutto a posto, tutto tranquillo, sarebbe tutto perfetto, però abbiamo purtroppo dei vicini di casa che sono sopra, sotto o di fianco o davanti, che sono totalmente fuori posto con quello che è il nostro modo di stare, di vedere, e che catalizzano poi tutta una serie di forze che sono anche parassitarie e ci creano, insomma, situazioni molto spiacevoli, da fastidio a situazioni molto spiacevoli. Ecco, quella è un'eventualità che va letta su più fronti. E va affrontata in maniera psicomagico e metafisico e alle volte anche cerimoniale rituale, e va totalmente compresa e va aperta quella scatola. Bisogna vedere bene perché, sempre nell'ottica che tutto ciò che accade e che ci accade non è per caso, e quindi anche come dico sempre alle persone, vi siete dati appuntamento con quel vicino e c'è dietro qualcosa che va elaborato. E può essere anche andarsene, perché quello può essere uno degli atti. Perché, cioè, voglio dire, presi singolarmente ognuno di noi, cioè, bisogna considerare il fatto che con tutti i posti del mondo siamo finiti proprio lì. E quindi, appunto, io non credo nel caso, ma credo nella sincronicità. E con tutte le persone che esistono al mondo, guarda caso, hai trovato, no, come vicino di casa proprio quella testa di legno che ti rende la vita impossibile. Così come molte persone trovano degli angeli come vicini di casa, trovano degli amici, trovano dei confidenti, trovano una seconda madre, un secondo padre, un secondo fratello, perché ci sono anche tantissimi esempi di vicini di casa con i quali si va a strada d'accordo. E si sta bene, e ci si saluta, ci si sorride la mattina e la sera prima di andare a dormire. Quindi, ecco, adesso vi ho fatto questo esempio qua. Ecco, adesso, ovviamente, da buon ascendente Gemelli sono andato più in là, però, ecco, queste sono un po' alcune considerazioni, poi ne potremo fare altre. Sono consigli importanti dai quali partire, quelli che hai dato. Io interpreto sempre come sto facendo oggi in maniera quotidiana, diciamo. Per esempio, mia mamma metteva un ferro di cavallo sopra la porta di casa, un ferro di cavallo di campagna, e aveva tutta una serie di... Questo è una delle varie cose, no? Per interpretare in maniera terra a terra quello che stavi dicendo, che uno può fare di per sé, no? E poi aveva tutta una serie di oggetti che di un determinato tipo che poneva in determinato modo nella casa. Ma per esempio, il percorso che noi stiamo iniziando a convogliare su questo canale di autoguarigione è chiaramente passo per passo, con l'esperienza, con anni di lavoro su se stesso, che l'autoguarigione è un metodo come un altro. Porta anche a diciamo, tecniche e rituali di protezione, di pulizia energetica, ma quello sono passi successivi e le strade sono molte. E rispetto a quello che dicevi prima, dei luoghi di potere,
luoghi di energia. Ci sono alcuni video su questo canale che magari lascio il link in descrizione. Abbiamo trovato ad esempio dei menhir qua in Centro America, e sicuramente quel luogo mi ha dato ad esempio l'idea che, siccome molti di questi menhir erano spezzati alla base, quasi sembrava che qualcuno avesse voluto disattivarli quando è arrivato d'altro, spezzandoli, perché quella è l'impressione che dà. Però appunto, poi dopo questi luoghi danno tanta energia a chi può entrare, a chi si sintonizza per entrare in contatto. E come dicevo, ho raccolto anche tante testimonianze di prima mano riguardo a esperienze con quello che in Europa è chiamato anche piccolo popolo, che i racconti che fanno qua sono gli stessi, o altri tipi di presenze ancora oggi. Mi raccontavi che tu hai avuto modo di rilevare, quindi, se ho capito bene, hai la certezza della presenza di esseri giganti che hai potuto rilevare personalmente? Sì. Allora, io sono sempre stato uno che ha bisogno di avere, diciamo, non, di avere delle conferme su ciò che sono le teorie, ok? Quindi le conferme però per me non sono soltanto materiali, cioè non è che solo, cioè, non mi accontento del vedere o del leggere o del, come dire, dello stare, no? Avete capito? Cioè, la conferma per me deve essere anche una conferma che ha una sua valenza anche metafisica e che ha una possibile lettura attraverso quello che è la capacità medianica e sensitiva, e quindi radiestesica, rabdomantica e via dicendo. Quindi, fatta questa premessa un po' confusa, quando ho sentito parlare dei giganti, dei ritrovamenti dei giganti, delle ossa dei giganti, e poi rispetto a quello che è il racconto tradizionale, quindi ciò che è, sono questi Nephilim, ciò che è stato riportato in alcuni capitoli di queste di questi versetti della, adesso non mi viene in mente la, questi manoscritti, insomma, antichi, forse tu Roberto lo sai, ma magari lo diciamo dopo, e quindi tutte le leggende collegate a questi giganti, insomma, io certo, va bene, però personalmente, non avendo mai incontrato questa dimensione qua, e insomma, ho sempre lasciato che poi ci fosse, insomma, che ci fosse la porta aperta, però che, insomma, che la cosa diventasse qualcosa di tangibile, anche metafisicamente parlando, ma tangibile. E mi è capitato in un luogo, su suggerimento di un amico che ha delle capacità medianiche molto accentuate, di trovarmi a fare un rilievo energetico, così come io faccio normalmente su luoghi in cui ci sono dei defunti, delle sepolture che hanno particolari energie, quindi nella fattispecie parliamo di cimiteri in cui sono stati sepolti dei sacerdoti o delle sacerdotesse, oppure altari in cui ci sono le reliquie di particolari sacerdoti che sono funzionali al rito, che sono stati magari messi in punti di emanazione, via dicendo. Quindi con le stesse tecniche ho avuto modo di rilevare la presenza sotto svariati metri di profondità di queste sepolture che avevano un'energia che non definirei appunto umana, avevano delle dimensioni caratteristiche di quel tipo di giganti, quindi parliamo di 3 metri e mezzo, 4 metri di altezza,
un metro ottanta, un metro, 2 metri di larghezza, e la cosa però che in quel caso lì era più evidente era il fatto che diciamo, la rimanenza energetica collegata alla parte spirituale era molto molto elevata, con dei valori che normalmente non trovi mai diciamo, su dei sacerdoti o delle sacerdotesse così classiche, umane, ma avevano dei range molto più alti. E insomma, questo mi ha dato molto da pensare. Vuoi che comunque questo complesso di sepolture di questi appunto giganti fosse in un luogo molto particolare e questi individui comunque fossero, diciamo, una, chiamiamola, un'elite diciamo, del loro contesto culturale. Ecco, io l'ho pensata un po' così. E questo è quanto. Comunque diciamo, questa cosa comunque mi ha colpito molto, mi ha dato molto da pensare e, diciamo, mi ha aperto ulteriormente questa porta nei confronti sia dell'esistenza, di cui alla fine non è che dubitavo più di tanto, però delle caratteristiche, delle loro caratteristiche, della capacità e del come hanno interagito anche attraverso appunto ciò che sono le tradizioni antiche, come hanno interagito poi con l'umano, con l'umanità, perché comunque si racconta di un periodo in cui questa relazione tra giganti e uomini era, diciamo così, tipo insegnante e allievo, quindi loro erano esseri, diciamo, più evoluti, con capacità più evolute, con tecnologie più evolute, che in qualche modo hanno aiutato gli umani, l'umanità, ad andare in una certa direzione, per poi però mischiarsi con l'umanità e alla fine corrompersi, tanto che poi andiamo a vedere, i racconti parlano di questi giganti che poi si davano al cannibalismo, scusate, al cannibalismo, mangiavano gli uomini, insomma, si sono poi dati, sono corrotti talmente tanto che, insomma, poi c'è stata questa aberrazione, tanto che poi gli uomini poi, diciamo, hanno poi in qualche modo sterminato la razza dei giganti. Ecco, questo è un po' a grandi linee le informazioni che ho potuto sentire anche da altri ricercatori, però ecco, la tradizione dice questi fatti qua. Questo è quanto. Sì, ci sono tante tradizioni a riguardo, vabbè, insomma si sa che chiunque conosce di prima, seconda, terza mano un archeologo gli è venuto all'orecchio qualche racconto di ossa di giganti, voglio dire, dai 2 metri e mezzo, 3 metri, anche molto in su, fatte nascoste, diciamo, occultate. Insomma, io ne ho sentito parlare 30 anni fa per la prima volta, insomma, e si rincorrono questi discorsi poi in certe zone d'Italia, del mondo di più. E volevo chiederti, quindi non hai percepito rilevato un'età, un periodo storico di questa sepoltura? Guarda, voglio dire cavolate, però mi sembra intorno ai 30.000 anni fa. Cioè, Ok, quindi stiamo parlando. quel tipo di sepolture lì, sì. Ok. E oltre, comunque come profondità, oltre 20 metri di profondità. Sì, Comunque, sì, stiamo sì. proprio parlando di qualcosa. Poi vabbè, sappiamo che ci sono varie teorie sulla colonizzazione aliena e sulle varie ondate di colonizzazione aliena, quindi aliena o extraterrestre o che dir si voglia, ci sono varie teorie. Io forse l'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato in privato, ma questa cosa l'ho già anche detta pubblicamente in altre dirette YouTube. Cioè, ovviamente sono argomenti che mi intrigano molto, però se tutto ciò che riguarda appunto le mummie aliene o che invece fossero non aliene ma terrestri, ma provenienti da altri, da
altri contesti, no? Cioè, tutto molto affascinante, mi intriga, però se non mi dà personalmente, non mi produce qualcosa che ha a che fare con la mia parte spirituale, non mi dà nutrimento. Quindi, ecco, io sono più portato su altre questioni, su altre ricerche che mi aiutano a comprendere la mia natura e ricollegarmi con, diciamo, la mia parte divina, e in qualche modo mi permettono di portare avanti l'ambito, per esempio, del rito, della cerimonia e la comprensione di certe dinamiche che poi è sempre funzionale a evolvere, migliorare e, insomma, praticare autocoscienza. Cioè, se lo studio di un certo fatto che riguarda appunto queste creature, mi dà delle chiavi per lavorare su me stesso molto bene. Se invece diventa poi, come dire, uno specchietto sul quale poi rifrangere e spostare anche la mia attenzione, allora non mi serve questa cosa qua. No. In generale, secondo me, oggi molto spesso tutto ciò che riguarda questo mondo qui serve per spostare l'attenzione da qualcosa che invece dovrebbe essere più concreto e dovrebbe essere la pratica quotidiana, dovrebbe essere l'attenzione su quello che stiamo vivendo, nel qui ed ora, nel momento. Nel Senza. caso dei giganti, ovviamente, sentendo questa componente spirituale, ha solleticato la mia curiosità, però anche il mio voler provare a lavorare con questa energia, provare a sentire. Può darsi che un giorno la stessa cosa mi possa capitare con quello che è qualcosa di collegato a un mondo, diciamo, extraterrestre. Adesso, per aggiungere anche che, per esempio, tutto il lavoro che tu hai fatto sulle mummie aliene, che abbiamo appunto chiamate così, le mummie di Nazca, effettivamente io ho ascoltato quello che hai detto e mi è piaciuto moltissimo, te l'ho già detto come hai fatto questo lavoro, come l'hai argomentato e tutto quanto, però non mi sono ancora preso la briga di prendere una fotografia di queste mummie, mettermi in un momento di tranquillità e provare a distanza a fare qualche rilievo energetico per avere delle informazioni, diciamo, per quanto riguarda ciò che faccio io. E questo sarebbe interessante perché in qualche modo mi potrebbe dare eventualmente delle chiavi di lettura. Adesso non voglio dire che posso scoprire se sono vere o non sono vere, però magari lavorando in doppio cieco con qualcun altro si riescono sicuramente ad avere delle buone conferme. Se riesco a farlo con ciò che è umano, posso anche farlo con qualcosa che potrebbe non essere umano. E poi la domanda che mi sono fatto, dico, ok, ma le hanno mummificate per tenerle in quella, diciamo, per preservarle. Tradizionalmente, tutte le volte che l'uomo ha mummificato volontariamente degli individui, l'ha fatto sempre con scopi rituali e con scopi spirituali. No, non l'ha fatto soltanto per, come dire, io parlo sempre dell'antichità, no? Le Sì. mummie avevano sempre una funzione di reliquia, di Allora, feticcio e di collegamento, ok? Ma mi hai ti dico, tirato ma di mezzo. anche, sì, più vicino a noi, la pietrificazione di Mazzini, gran maestro massone della superloggia massonica ottocentesca dell'epoca, è stato pietrificato per poterlo mettere in un santuario e poter avere una reliquia del Gran Maestro che funzionava nel rito, cioè, Allora, boh, e così gli altri. mi è tirato in mezzo, nel senso che non ne ha parlato in privato, anche perché sono giorni che mi sono occupato di questo, per cui, però non pensavo di parlarne. Questa per me era un po'
una chiacchierata per tornare un po' fuori dal tema, però va benissimo, nel senso che non vorrei, cioè, lungi da me diventare monotematico sul tema delle mummie di Nazca, ma va bene, è venuto fuori ovviamente il discorso e va benissimo. Sinceramente io questo discorso del gigante mi interessava perché mi è sempre interessato da quando ho studiato architettura, ho cominciato a studiare archeologia e poi anche Colosimo eccetera 30 anni fa e quindi io trovo molto forte questa posizione dell'Accademia, che in che mio modo anche a me è stata sbarrata la strada all'interno dell'Accademia, ma va bene così perché evidentemente la mia strada non era quella e quindi c'ho un po' dentro questa questione di voler capire perché cosa si sbarra la strada, no? Però invece la questione dei giganti te l'avevo chiesta più che altro, io stavo, mentre ne parlavi, stavo pensando alle cinque razze, stavo pensando ad altro, non alieni extraterrestri, perché ancorché la etimologia di alieno sappiamo che non è quella di proveniente da un altro pianeta o dalle stelle, magari poi chi è alieno siamo noi, non sono altri, però non lo sapremo probabilmente mai, almeno in questa dimensione terrena. Però, mentre raccontavi stavo immaginando più le cinque razze, stavo immaginando che si dice che quelle precedenti alla nostra potessero essere anche più alte, più etere, stavo pensando a queste cose qua un po' più sottili, diciamo. Però invece, allora, visto che mi hai tirato in mezzo, per così dire, in modo amichevole, bonario, questo processo, per quello che poi ne so io, questo processo di mummificazione non è neanche corretto il termine mummificazione, cioè vengono chiamate così perché all'inizio si è usato questo termine, in realtà sono state disidratate, essiccate, quindi non sarebbe neanche propriamente, anche perché hanno tenuto una questione tecnica mai successa nella storia dell'umanità, perché sono intonse, non è stata toccata la pelle, che a tutti i rilievi è perfetta e dentro ci sono tutti gli organi, quindi è una cosa che non è mai riuscita nessuna cultura umana di cui abbiamo conoscenza. Evidentemente sì, ma ho sempre immaginato che ci fosse un culto, cioè nel senso, quello non si sa, però ci sono le evidenze incredibili, moltissime, del fatto che ci fosse, questi esseri sono rappresentati, esseri con tre dita in tutto il pianeta, cioè ce n'è un'infinità di rappresentazioni e sono ovviamente rappresentati volutamente con tre dita, anche perché ci sono altri caratteri rappresentati, non solo quello di tre dita, cioè alcuni petroglifi sono di una somiglianza imbarazzante, e quando si parla di cinema, evidentemente il cinema ha copiato, ma è talmente evidente, banale, che non c'è altra risposta, il cinema ha copiato quelle testimonianze. Pensare l'opposto mi sembra a me puerile, però ovviamente ognuno la pensa a modo suo, no? Cioè sentir dire che è strano che ti ci assomigli, cioè non è strano, perché evidentemente ci sono. Quindi se ci sono così tante rappresentazioni, chi lo sa, gli archeologi del posto, cioè non quelli dell'Accademia bigotta che si oppone, ma quelli con la mente un po' più aperta, mi sembra che alcuni si stanno domandando, ma chi sarà? Saranno stati presi da queste comunità come divinità, semidivinità? Chi lo sa? Non lo sappiamo, no? Non lo sappiamo. Questo? Questa è un'incisione su un'arenaria. Lo rilievo tu? No, un'incisione sull'arenaria che è uscita da poco su un catalogo. È stata pubblicata da un mio contatto su Facebook e la storia che fossero tridattili, che il personaggio sopra e l'altro sotto fosse tridattile, ho detto vabbè, gli hanno fatto le mani così, perché comunque sembrerebbe più collegato a un Cernunnos, quindi a un sacerdote, no? Con le corna di cervo, sai, il classico sciamano, vi dicendo. Però qua, ecco, a sto punto, rispetto a quello che dici te, diciamo due dita in più non è che ci andava tanto a farle, ok? Quindi insomma mi dà da pensare questa immagine. Ok, detto ciò, non lo so, cioè sì, condivido il tuo discorso per quello che ne posso sapere, che quello che hai detto è... Però cioè, io non ho nessun tipo di interesse verso gli extraterrestri. Cioè, chiaro. No, mi interessa.
ero affascinato ero rapito dal pensare alle razze precedenti, le cinque razze della Terra e quello che è tramandato da alcune tradizioni, insomma, tante tradizioni. Sì, ma no, infatti era un discorso in generale, al di là di quello che poi magari era il tuo pensiero, il tuo modo di vedere. Però il discorso è sui giganti in generale, dico, va bene, allora la tradizione ci dice che esistevano questi giganti, ci sono stati dei ritrovamenti, quindi io non è che mi stupisco molto, così come ci sono stati esseri 70-80 milioni di anni fa che erano giganteschi, dei grandi dinosauri, no? 20 volte più grande del più grande mammifero che abbiamo oggi, e c'erano alberi alti 200 metri dappertutto, cioè non è che mi stupisco di questa cosa qua, cioè la trovo più che plausibile, e va benissimo anche che ci fossero in un certo momento esseri che erano sovradimensionati, ok? Quindi non è tanto cioè secondo me quello che in generale le persone non hanno bene inteso rispetto all'argomento dei giganti o non hanno ben inquadrato sono i risvolti spirituali di collegamento tra noi e loro piuttosto che il fatto che siano esistiti o meno. E il fatto che comunque questa cosa venga occultata non è perché si voglia dar credito alle versioni ufficiali e non a quelle, diciamo, di fantastoria, ma perché in qualche modo si aprirebbe un canale verso quello che invece è la relazione spirituale tra noi e loro. Questa secondo me è la cosa più importante. Quindi le persone dovrebbero prima inquadrare questa dimensione, dopodiché lasciar perdere il resto. Perché è plausibile e comunque anche se è così, chi se ne frega? Cioè, che cosa mi cambia? Niente. Il fatto che venga occultato è, secondo me, proprio funzionale al fatto che le persone poi potrebbero chiedersi altro ed è quello che viene tolto ed è quello che appunto poi fa sì che sappiamo che ogni volta che saltano fuori, che sono saltati fuori dei reperti collegabili a loro, in poco tempo sono scomparsi, sono stati occultati, sono stati nascosti, come se ci fosse una rete occulta che monitora questa situazione qua. Ecco, questo è più straordinario dei giganti stessi. Il fatto che ci sia questa rete operativa che appena è saltato fuori qualcosa, immediatamente la fanno sparire. Molto, cioè, molto operativa. Questo mi stupisce di più che non l'esistenza stessa dei giganti, che io la trovo più che plausibile. Insomma, non è che mi stupisce o mi lascia più interdetto il fatto che sia l'occultamento piuttosto che l'esistenza stessa. Ecco, questo sembrerà assurdo, ma non ci ho mai riflettuto, hai ragione. Senti, prima di chiederti, vi volevo permettermi una riflessione sulla casa. Prima, noi su questo canale molte volte abbiamo parlato del potere del pensiero, ci sono alcuni video, magari lascio in descrizione, dei ragionamenti di Saint Germain a tanti altri, e volevo semplicemente dire, sull'onda di quello che abbiamo detto oggi, come è anche molto importante appunto cosa creiamo col nostro pensiero, nel senso che poi anche le mura nelle quali viviamo si perdono, o ancora di più delle parole che sanciscono, no? E lì dai discorsi, abbiamo fatto dei video, la serie sui maestri da Paramahansa Yogananda a come ha detto Saint Germain e tanti altri, e quindi è sempre importante sapere cosa si controllare i propri pensieri, di pensare sempre in modo positivo su se stessi, un po' su tutti, ma soprattutto su se stessi, su chi ci sta intorno e soprattutto le parole che pesano come pietre, e quindi anche il lato amorevole e protettivo di una casa si può formare anche con banalità, tra virgolette, soprattutto il pensiero, perché pensieri sono energia, noi siamo energia, tutto quanto energia, quindi il pensiero è in grado di creare la realtà. In fondo, certo, noi siamo creatori di realtà, noi siamo creatori della nostra realtà. Questo mi sono sentito di dire questo per dare anche
nello spazio dato al nostro ospite, al nostro amico Rudy, una mia interpretazione, diciamo, di questa cosa. Vorrei intanto chiederti, allora, se come possono raggiungerci, se i nostri ascoltatori vogliono contattarti e spiegare cosa, quali sono le cose di cui ci vuoi parlare, che stai facendo in questo momento. Va bene, allora io ho dei contatti, ho un mio profilo Facebook, ho un canale YouTube, insomma lì trovate tranquillamente tutti i sistemi per contattarmi. In questo momento sto lavorando a, diciamo, un progetto editoriale, ci lavoro già da parecchio tempo, però sembra che adesso stia andando in una buona direzione. Continuo a interessarmi soprattutto dei luoghi sacri del mio territorio e di tutto ciò che ha a che fare con le popolazioni antiche native, quindi cerco di godere di quel tipo di energia. Io oggi sono stato, da questa mattina sono tornato, poi oggi pomeriggio sono stato, ho portato delle persone in un luogo, su un altare a, come in montagna, e un luogo abbastanza sconosciuto e che tengo, diciamo, non dico segreto, però tengo celato più possibile, un luogo di grande potere, perché lì c'è un'energia pura, quindi cerco di confrontarmi con queste energie pure spirituali e cerco di ritrovare dentro di me quella purezza degli antichi, degli antenati, quando, perché ovviamente sono epoche storiche, quando sì erano anche popoli guerrieri, mettiamola così, ma erano soprattutto popolazioni nomadi che viaggiavano con la selvaggina e che avevano, diciamo, un contesto numerico insomma non molto grande, e il loro scopo era godere della simbiosi con la natura e non di accaparrarsi cose, no, sul plus, e non di controllare il territorio, ma semplicemente di viverlo. Cioè quell'epoca in cui in Europa le popolazioni autoctone native vivevano un po' come vivevano i nativi americani poco prima dell'invasione europea. Cioè quella dimensione. Ok, poi alcuni di loro erano più già, diciamo, specializzati ed erano più amanti anche della guerra, ma molte popolazioni invece non vivevano quella dimensione lì. C'erano delle popolazioni in cui il confronto fisico si limitava al toccarsi, si limitava a delle gare, cioè erano popolazioni comunque molto pacifiche. E totalmente fuse con la natura, gli elementi, gli spiriti. Ecco, in Europa ci sono molto rari, li troviamo soprattutto nei posti selvaggi dell'arco alpino. Ci sono dei luoghi sacri che sono poi costituiti da pietre, da cerchi di pietre, da altari, da coppelle, da canalette, e, diciamo, da anfratti, da spazi naturali un po' così manipolati. E lì trovi ancora appunto questa purezza che ti permette di stare in questa dimensione animica di simbiosi con il creato. E questi luoghi sono, anche per riallacciarmi e concludere il discorso della casa, sono luoghi in cui l'antico, gli uomini, le donne, non facevano altro che essere i canali della benedizione della vita. Cioè fondamentalmente questi luoghi erano luoghi in cui si rinnovava l'esistenza, si rinnovava la benedizione su tutto ciò che era. E l'altra cosa che appunto che può essere un buon consiglio per quello che riguarda il nostro spazio, che è poi uno spazio sacro, quello della casa, è proprio non sentirsi inadeguati anche nel benedire con la formula che vi piace, e quindi appunto, come diceva anche Roberto, di essere i fautori attraverso il nostro pensiero, la nostra volontà di un cambiamento energetico, attraverso atti consapevoli anche di benedizione vera e propria. Okay? Questo, ovviamente
diciamo, la religione ci ha spostato un po' dalla nostra potenzialità individuale sacerdotale. Il fatto che adesso, in qualche modo, appunto, la religione stia facendo un passo indietro a scapito del nuovo tempio tecnologico ci permette ad alcuni individui di riappropriarsi invece di questa potenzialità e di questo fare magico personale. Ma guarda, devo dire che qua in America Latina, rispetto a questo fatto della benedizione, io ho scoperto una cosa che mi ha lasciato perplesso all'inizio e poi mi sono abituato, che tutti quanti benedicono all'interno di tradizione anche cristiana, cattolico-cristiana, insomma, tutti quanti benedicono, cioè soprattutto i bambini o anche adolescenti, che i bambini più che altro vanno, chiedono la benedizione al nonno, alla nonna, allo zio e loro la danno, no? E questo è normale. A me all'inizio mi ha lasciato un po' spiazzato perché non l'ho mai visto fare, però qua è assolutamente la normalità. E questo forse, non lo so, mi lascia presupporre che è qualcosa che non si è riuscito a estirpare magari di origine più antica. Questo però non lo so, è un'ipotesi. Sì, è Va così. bene, io ti ringrazio molto. Se vuoi aggiungere qualcosa, No, va ringrazio bene, nuovamente. Roberto. No, penso che abbiamo insomma chiuso bene tutto questo tempo passato insieme, quindi ti Bene, spero ringrazio che ci per l'opportunità. No, grazie a te, grazie a tutti quanti che ci hanno seguito e spero che ci rivedremo ancora. A presto. Certo, volentieri. Quindi se ti piace questo video metti like e iscriviti al canale e accendi la campanellina perché è il modo migliore per sostenere il nostro lavoro.